Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento dalla nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Nei vari appuntamenti nel corso di questi anni con la nostra rubrica abbiamo spesso parlato di quali sono le regole di una sana alimentazione, molto spesso abbiamo parlato anche di molte sostanze contenute all'interno degli alimenti che potrebbero avere degli effetti, dei buoni effetti preventivi nell'ottica della prevenzione oncologica. In effetti molto si sente parlare per quanto riguarda lo stile di vita da adottare per la prevenzione delle patologie tumorali, meno invece si parla di quale deve essere l'alimentazione durante un trattamento chemioterapico o radioterapico. In effetti possiamo dire che la chemioterapia e la radioterapia è la cura con farmaci specifici effettuata in cicli proprio per il trattamento delle patologie tumorali. È vero che ultimamente i farmaci sono molto molto migliorati, sono stati molto perfezionati per essere più mirati e anche per avere meno effetti collaterali. Effetti collaterali che comunque si presentano ancora e possono essere diversi tra di loro. Andiamo dalla nausea, il vomito, mal di testa, la diarrea, infiammazioni o infezioni della bocca, un senso di debolezza, di stanchezza generale, la perdita dei capelli, e scompensi anche a livello cardiaco e non solo. Chiaramente l'alterazione del metabolismo che può derivare dalla patologia tumorale, ma anche dal trattamento chemioterapico e radioterapico, può portare il soggetto a non assumere la giusta quantità di cibo, e questo può causare un dimagrimento e che non solo porta ovviamente a un deperimento generale, ma anche ad una minore efficacia poi della terapia e a causa di una diminuzione delle difese immunitarie anche magari a delle concomitanti infezioni. Quindi, in accordo tra le varie figure, nutrizionista, l'oncologo e il paziente stesso, è il caso di stabilire una dieta che va il più possibile personalizzata. Una dieta che deve prevedere tutti i nutrienti, deve apportare la giusta quantità calorica giornaliera e deve essere variata o quindi cambiata a seconda delle indicazioni del paziente, che possono essere indicazioni di gusto personale, ma anche di effetti collaterali dovuti all'assunzione di determinati cibi per via degli effetti collaterali che dicevamo prima, quindi nausea, vomito, dissenteria e così via. In linea generale, quali alimenti sono da evitare? Un po' dipende appunto, dicevamo, sono soggettivi gli effetti collaterali, ma dipende anche molto dalla tipologia, dalla specifica tipologia tumorale. Però in linea di massima possiamo dire che da evitare sono sicuramente le carni rosse, gli insaccati, i salumi, il latte, i latticini, le proteine vegetali grezze, quindi i cereali, ma anche possiamo dire il caffè, gli alcolici. E tutto questo però non deve portare a una dieta che sia mancante di determinati nutrienti, ma bensì nell'ottica pure di queste privazioni dobbiamo comunque riuscire ad elaborare una dieta che sia il più completa possibile, non dimenticando comunque di bere anche molto. Perché è soprattutto molto importante nel caso ne sia presente la dissenteria, ma anche perché possiamo utilizzare magari, se tollerate, delle bevande un pochettino più energetiche, come potrebbero essere ad esempio i succhi di frutta, a cui magari possiamo aggiungere all'interno dei cubetti di ghiaccio per dare sollievo a quelle infezioni o infiammazioni della bocca che si possono presentare. Ci sono anche dei comportamenti più generali da tenere, quali per esempio quelli di non rimanere per troppo tempo a stomaco vuoto perché può peggiorare la nausea, di mangiare poco e spesso per facilitare la digestione, prediligere soprattutto le proteine, le carni bianche, pesce,
ridurre invece il consumo di fibre in generale, perché potrebbero dare comunque aggravare, diciamo, la diarrea o dare comunque crampi allo stomaco. Evitare anche delle bevande troppo fredde o troppo calde, a seconda se abbiamo la presenza della nausea o meno, utilizzare delle erbe o degli aromi per insaporire comunque i cibi e quindi invogliare anche un po' il senso dell'appetito, che può venire meno. Un discorso a parte poi riguarda l'alimentazione per il giorno in cui si effettua il trattamento chemioterapico. È una cosa molto soggettiva, alcuni trovano comunque un beneficio nel mangiare qualche ora prima una colazione o un pasto leggero, altri invece pensano o comunque trovano diciamo meno fastidio nell'effettuare la terapia a stomaco vuoto, quindi è un qualcosa di assolutamente soggettivo. E infine dobbiamo anche ricordarci di cercare quanto più possibile di fare una vita normale, di non isolarsi e di fare comunque movimento a seconda delle proprie forze, ma di fare comunque un minimo di attività fisica. E ricordiamoci soprattutto infine che ad oggi le patologie tumorali sono nella gran parte dei casi curabili. Per altre informazioni vi rimando sempre all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per suggerire domande o appunto fare delle domande sui temi che abbiamo già trattato, e noi ci rivediamo la settimana prossima sempre su Cilento Channel per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Ciao!